Buongiorno e ritrovati in un nuovo video. Visto che in questo periodo io ho una voglia enorme di primavera, ho deciso di fare una colata un po' tutta colorata, arcobaleno, eccetera, eccetera. E niente, visto che è un po' che non faccio video, direi di cominciare subito senza troppi giri. Comincio da questo, che sono semplici semplici. Ci ho messo un po' di pigmento bronzo nel color cioccolato e ho fatto, non si è mischiato bene, pazienza. Questo quanto. Delle semplici barrette e questo che è uno scarto, poverino, ha avuto un incidente. Vabbè, niente, questi sono i più anonimi, diciamo. E niente, cominciamo da quello che aspettavo da ieri, cioè aprire tutti questi. Cosa cominciamo? Da questo. Carino. Molto trasparente, ma non è male, dai. Vi premetto che è tutto un esperimento, io non ho mai fatto questo tipo di colorazione, quindi è tutta una sorpresa. Questo stampo è opaco, vediamo come è venuto. Bello. Non dovrebbe bene anche a parte qua. Non vedo bolle. Beh, niente, sarebbe stato più bello così. Ah, oh, fine. No dai, anche così non è male. Facciamo le ali che sono opache anche loro. E dai, sono carine. Non sta andando male come esperimento. Su, 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 su. Allora, facciamo tutti i camelli, che ci siamo. Arancione e rosa, non è male come combinazione. E manca questo, ho grandi aspettative per lui. Questa, pianino, non si sa mai. Questa. Wow, e non sembra neanche avere bolle. Quasi. No, bello, eccola. Pazienza, comunque è bello, dai. E niente, quel che a me direi che ho finito. Facciamo, ah no, c'è ancora questo. Il castello. Avevo fatto uno strato con trasparente con i glitter e poi l'avevo lasciato lì, e anche queste due uguali. Alla fine mi sono avanzati un po' dei colori arcobaleno e qui ho fatto l'arancione, si vede proprio poco poco, ma così si vede. Non so, ti è stato arancione e davanti è trasparente, non è male, dai. E lo stesso ho fatto con le ali ma con l'azzurro, vediamo un po' come sono venute. Sono belline. Vedete? Molto dritta poi, devo dire. Una bolla, no. No. Uffa. Vabbè. Belle.
Dunque, questi sono scarti. Quello che è avanzato l'ho buttato dentro goccina per goccina. Una semplice scarpina verde, glitterata. Un fiocchettino simile a Hello Kitty, sempre verde glitterato. Tante bolle sul dietro. E ora mancano questi qua, ma non è finita. Partiamo da questo piccolino. Ho mischiato tutti i colori che avevo fatto. È carino. È proprio piccolo, grande quanto la mia unghia. Cioè. E io ho le mani piccoline. Piccolo, piccolo, guardate. Trasparentissimo, però carino. Poi c'è questo. Bello. Sembrano caramelle. Tipo le gola d'oro. Come combinazione, non peraltro. Poi la schienetta cute. Bella cicciotta. È cascata un po' di resina, ma fa niente. Bella. Non so che cosa me ne farò, ma bella. Questa sì, mi piace un sacco. Cute. Bene, le plancette. Le ha passate Moon. Allora, qui ho messo a caso i colori. Proprio l'ho fatto una goccina per volta e l'ho fatto colare, vedete? Un po' messa. Semplice. Questa l'ho fatta a righe. Bella però, guardate, lucidissima. È bello il passaggio di colore così, qua che si vede. Non fate caso alle bolle sul dado che prima o poi le limerò. Poi li avanzo, ok. Mentre questa ho fatto come quella piccola, ma si nota di più. Gocce a caso, totalmente a caso. Devo dire che non mi dispiace. Così sembra un colore, così ne sembra un altro. No, mi piacciono un sacco. Metto qua. Facciamo il fiocchettone. Questo non so come sia uscito, sinceramente. Ho buttato il colore proprio a caso. Caso, casissimo. Posso fare? Non mi dispiace per niente. Poi col fatto che avevo lasciato gelificare un po' la resina prima di colare, i glitter sono rimasti, vabbè, non sono proprio fondati del tutto, visto. Non è brutto. E poi un po' vivace, dai. Bene, sembra che ho finito, ma in realtà mancano queste e il biscotto. Non sapevo più dove buttare la resina. Un buco ne aveva un po' strano. Bello. Carino, dai. E ora no, io non vedevo l'ora di aprire queste. Quindi cominciamo. Semplice, metà e metà. Tutti e quattro i colori ad angolo, questa più o meno uguale, questa l'ho fatta a righe, poi questa è un po' mista e devo dire che non mi dispiace affatto, poi questa solo arancio e rosa. Arancio e verde, un'altra mista, sono più belle dietro. No, mi sono toccata. Ok, e blu e rosa, che belle. Poi queste le troverete tutte sul nostro negozio Etsy, che lo troverete in descrizione. Ora vi rifaccio vedere tutto quello che ho fatto. Guardate che bello.
Com'è colorato! A parte, vabbè, marrone e cioccolato. Questo si attacca. Guardate qui quanto colore. Bella. Questa colata mi ha soddisfatto tantissimo. Ci sono pochissime bolle, pochissimi problemi. Quindi pochi fail, se riesco a metterlo fuori. E sono strepitose. Cioè, mi sa che farò altre colate così, perché ci vuole tanto lavoro, eh. Però avrò messo, ci avrò messo 2 ore a farla. Ma devo dire che il risultato è fantastico. Mi piacciono da morire. Guardate le barrette, cioè. Sono stupende anche queste. E niente, con questa colata super colorata io vi saluto. Spero vi sia piaciuto il video, è un po' lunghino, ma abbiate pazienza. Continuavano ad entrare e uscire persone, ho dovuto interrompere diverse volte, poi farò un montaggio sperando che accorcia un po' i tempi. Con questa bellissima colata colorata io vi saluto, alla prossima e ciao!